Adesso invece arriva il momento del test della settimana, rinviato più volte e questa volta ci siamo riusciti, anche a causa del maltempo. In realtà la Ducati Multistrada Enduro 1200 si poteva anche provare sotto la pioggia, magari proprio in fuoristrada, che era un elemento che più ci interessava scoprire. Ce l'ha offerta in prova ovviamente ancora una volta lo store Ducati Napoli del gruppo di Michele, in questa bellissima struttura che troverete a Napoli in via Brin 64B e a Capua in via Santa Maria, in via per Santa Maria Capua Vetere. Ducati Multistrada Enduro 1200. Era stata senza dubbio per noi la novità più interessante allo scorso EICMA, il Salone della Moto di Milano, sì, perché la Ducati Multistrada Enduro 1200 è innanzitutto un modello diverso dalla Multistrada che già conosciamo, incarna il concetto totale dell'utilizzo della moto ad ampio raggio e a dispetto delle dimensioni importanti c'è da dire subito che anche in città il nostro test non è andato così male. Arriviamo di buon mattino nello store di Ducati Napoli che ci aspetta sempre con tanto cordialità. Il gruppo De Michele ha le caratteristiche tipiche per accogliere l'utente ducatista, che diciamolo pure è tra tutti il più esigente e appassionato. Saliamo sulla Multistrada Enduro e via verso le montagne più vicino a Napoli, che in direzione est ci accolgono tra gli scenari di Baiano e Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino. È qui che metteremo un po' alla prova il bicilindrico testa stretta da 160 cavalli con coppia dichiarata di quasi 14 kg metro. Tra questi luoghi infatti c'è quanto di meglio si possa trovare in fatto di percorsi panoramici su asfalto, ma soprattutto diversi livelli di fuoristrada tra il soft e l'estremo che ogni settimana ospitano gli appassionati della disciplina enduro. Ci interessava scoprire il funzionamento delle nuove quote ciclistiche, come ad esempio l'avancorsa, più aperto di un grado rispetto alla standard, ora passa a 25, proprio per aiutare il controllo della moto in off-road, o la significativa variazione di altezza minima che arriva a 20 cm da terra, e anche la maggiore scorsione delle sospensioni, ora lavorano fino a 200 mm. Il tutto associato al desmodromico con fasatura variabile, dotato di 4 livelli di ride control, ognuna settabile a sua volta con parametri che vanno dal taglio della potenza al settaggio singolo delle sospensioni, dal controllo di trazione all'anti-wheeling fino alle impostazioni dei livelli dell'ABS. Insomma, non ci sono in giro due multistrada enduro con gli stessi settaggi. In più abbiamo anche il comodo cruise control. La natura della moto avrebbe preferito il cerchio anteriore da 21 pollici anziché 19, ma anche con quest'ultimo si è andati col piacere nel leggero percorso di terra e pietre. In fondo l'obiettivo era di associare i diversi tipi di utilizzo e con ruote da 19 e 17 il compromesso è più che accettabile. Anche perché non si deve certo immaginare la multistrada enduro in mulattiere o a guadare fiumi come una specialistica. Diciamo solo che la moto ha piuttosto la vocazione all'avventura che magari la versione standard non ha. Esteticamente la moto ha subito delle variazioni funzionali al tipo di utilizzo. Abbiamo ad esempio un frontale più largo che ha ospitato ai lati un serbatoio più grande da 30 litri di capienza. Anche il becco è più pronunciato per proteggere meglio dal fango. Su strada il comportamento è lineare e pronto e l'erogazione non ha nessuna indecisione. Fino a metà range, e parliamo di 5-6 mila giri, anche con marce alte godiamo della coppia in quantità, gestendola con dolcezza, poi alzando il tiro viene fuori tutta l'indole sportiva della moto e sentirla urlare di potenza è un vero piacere. Il meglio viene fuori nel misto largo, dove la moto conserva la tendenza alla piega facile e alla velocità di inserimento e uscita di curva.
In fuoristrada invece ha stupito per la leggerezza e la facilità di guida. Anche con pneumatici stradali di primo equipaggiamento non è andato affatto male. Si sente la vocazione e l'attitudine ad affrontare percorsi naturali, magari anche più impervi, ed è bello sapere che con questa multistrada sarà possibile percorrerli. Un test veramente intenso, quello svolto sulla Ducati multistrada enduro. Accidenti se è così. In fuoristrada, avete visto qui, tra gli scenari che io amo tantissimo qui ad Avellino, in questo leggero enduro, ma soprattutto in strada, viaggiando con delle medie di percorrenza abbastanza alte, forse troppo, e poi una motocicletta che è tanto agile anche nel misto stretto, avete visto, credo si capisca dalle immagini che abbiamo realizzato oggi con il nostro Mario Titone. Allora, grazie come sempre a Nolan e Adeld per l'equipaggiamento tecnico, grazie veramente di cuore. E vi consiglio in chiusura di non perdere l'occasione di provare anche voi a Ducati Multistrada Enduro. Andate dai nostri amici Ducati Napoli, si trovano a Via Brin, questo bellissimo store del gruppo De Michele, Via Brin 64B, e dite magari che vi ho mandato io, così potreste avere la possibilità di avere la moto per qualche oretta in più.